lì attivissimo Lasco. Lasco, altra buona battuta. Grande. E altro pallone nella Palla nostra punto. Metà campo. Travizza con Buti, toccato e difeso da Hernandez. La Pipe, Leon. Leon sta in aria una vita. Esitation alla Michael Jordan. Aveva il tempo sbagliato, ma è riuscito ad arrangiarsi in volo. Rivediamo con i replay che ci offre Vincenzo Belli. Se salti conta, eh. Se salti conta, ma conta anche non mettere mai il ginocchio per terra. Certo, Lasco che comunque si è lasciato tentare. Corretto. Invece di andare in avanti strisciando sull'avambraccio, ha messo il ginocchio giù. Diaz, la battuta vincente su Bari. E la subisce, eh? Anche nella rotazione precedente Alessandro ha subito proprio punto diretto, ma un mezzo punto. Attenzione, perché prima ci ha tolto proprio dalle piste l'errore diretto da parte di questo battitore che sta battendo bene questa sera. Time out. Time out Berruto. Adesso vuole tra la mascella quadrata e parlarci sopra. Sentiamo. Noi che andiamo piano, eh? Occhio, adesso se hanno difesa hanno solo un attaccante, eh? C'è un centrale al posto all'opposto. Andiamo muro a tre sul posto 4. Poi andiamo a riprenderci il break in sua loro più uno. Forza ragazzi, forza. Giusto. Bisogna dare un'indicazione tattica. Mura 3 in posto 4 perché ovviamente c'è stato un cambio per noi favorevole, ma soprattutto non ci devono essere cali di tensione. La squadra nazionale italiana in campo deve onorare comunque non solo il tricolore ma il modo di giocare sempre continuo e costante, cercando di migliorare punto dopo punto. 23 Cuba, 21 Italia. Momento decisivo del primo set al servizio Yoandri Diaz, sempre su Bari. Stavolta risponde bene Bari. Tacco di Lasco. Lasco ha pestato la linea dei 3 metri. Altro errore gratuito dell'Italia. E set ball Cuba sul 24-21. 3 palle set Cuba. Scelta di Travizza perfetta. Vedete anche l'uno contro uno del centrale. Bevuta questa finta da parte di Buti. Peccato per quel piede sinistro di Lasco. Ricezione di Bari, primo set ball Cuba. Di nuovo Lasco fermato dal muro di messa. 25-21, 25-21 Cuba, 7-0 Cuba. Peccato perché dal 21 pari 4 punti consecutivi per Cuba. Italia che ha staccato la spina. Sì. Questo il muro subito da Mikal Lasco e non lo vede arrivare. Non vede arrivare Messa. Noi ci fermiamo, ma è solo per qualche istante. Lo spettacolo continua in diretta qui da Modena su Rai Sport 1. Gioca flottante in salto, riceve Messa. Diaz, Messa con le notti. Altra chance per Cuba e arriva da seconda linea Vilfredo Leon per il punto esclamativo sul set di Cuba. 25-20, 2-7-0 per Cuba. Colpo del cobra di Eh sì. Spettacolo. Cuba adesso vede le finali di Danzica. È a un set dalla qualificazione. Noi ci fermiamo. Pari. Massias per la battuta. Riceve Bari. Travizza da Lasco. Lasco. Non trema il braccio del mancino di Proclap. 22-21. Sì, ragazzi, dobbiamo tenerla in vita questa partita. Dobbiamo andare su tutti i palloni ora con la massima qualità, con la massima voglia di andare a intercettarli, ma attenzione c'è un cambio. Dentro Michele Baranovic per la battuta. Un momento delicato per Baranovic. Vediamo come se la cava. Il compositore dei palloni della nazionale italiana. La ricezione di Gutierrez, non perfetta, Leon, tocca! Pallone vivo, in qualche modo l'Italia difesa carambola, appoggio di Gutierrez, attacco di Bell, Bell a segno, 22 pari, ma applausi per l'Italia, miracolosa difesa italiana, 22 pari. Assolutamente, non applausi per Fibra, ma applausi per l'Italia, guardate che continuazione di gesti tecnici, voglio andare sui palloni. Poi questa attacco devastante di Bell, indifendibile. Hernandez, battuta insidiosa, palla a filo. La può giocare Cuba con lo stesso Hernandez. C'è la difesa di Bari. Travizza, palla in mano, la fila a Maruotti. E Maruotti si fa murare. È il primo pallone murato per Maruotti. Il muro di Diaz, nuovo vantaggio Cuba, 23-22. Questa volta rimane ferma proprio con la mano destra su questa mezza parallela scelta da Maruotti.
e si prende la stampatona, una stampatona importante per Cuba, che vede arrivare la parte finale del set. Attenzione ora, bravo Berruto, ci voleva proprio interrompere in questo momento la battuta comunque di Hernandez per raggruppare i suoi giocatori. Andiamo ad ascoltarlo, il tecnico torinese. Per dirsi gli ultimi punti sono quelli più importanti. Occhio quando può, esce ancora con la pipe, esce i contrattacchi. Là, ricordiamoci di stare lunghi col posto 1 e col posto 5. Oh, avanti ragazzi, questa volta batte e tenere la palla adesso in 15. Vai. Sì. Ora, interessante vedere che gioco imposterà Travizza in caso di ricezione positiva. Intanto cominciamo a riceverlo il pallone, perché, sì, perché Lomino è entrato adesso bello motivato e vuole colpire i birillini bianchi dall'altra parte. Hernandez ha tirato una polpetta avvelenata in battuta. Sì. Ma qui ci sono dei cani che comunque hanno un apparato digerente, in cui abbiamo degli acidi che comunque possiamo sciogliere questa polpetta. Eccolo Hernandez, la mette in campo, è una battuta insidiosissima, palla difficilissima per Maruotti, tiene in qualche modo Cuba, la pipe di Berruto, che cosa ha l'appoggio preso di Maruotti, Travizza, Dalasco, Lasco, Lasco passa, grande, c'è Lasco tra l'asticella e la mano sinistra del scacciatore di posto 4 e ci si infila con il suo braccio. Lasco, guardate Leon, gli lascia la parallela, gli fa peeling alla scella di Leon e passa Lasco. 23 pari, abbiamo Dragan Travizza al servizio. Travizza la forza, tiene Gutierrez, Hernandez murato da Barone, muro tetto, roof block per Rocco Barone, secco l'Italia, time out Cuba, è la zampata che ci serviva in questo momento, time out Cuba. Sentiamo la panchina dell'Italia mentre rivediamo il muro perfetto di Barone. Oh, ascoltiamo bene qua, non ci sbagliamo, attacco a due, murato l'opposto, lo lasciamo, il nostro posto 4 sta qui. E proviamo ad arrivare anche mura 3 su palle da qui, ragazzi. Se gioca dietro, tutto per la difesa. Ovviamente le indicazioni dei tattici di Berruto danno questa lettura in questa fase. Non ripete Diaz se viene murato l'opposto. Pronti ora sul primo tempo, ma soprattutto sulla palla alla mano, perché c'è lì il capitano, il signor Leon. Set ball Italia, Travizza dopo il time out, Travizza forza e sbaglia Dragan Travizza, ha provato la chiusura in grande stile. 24 pari, se ne va il set ball per Italia. E noi non sapremo mai se da tattiche più Berruto. Ora Leon, Leon al servizio, flottante di Leon, la riceve Bari, attacco di Maruotti, c'è la difesa cubana, ci arriva Diaz, aspetta per Hernandez, aspetta, passa Hernandez, troppo in anticipo questo salto, la palla era alta, aspetta, tanto c'è il salto dove arriva, guarda quanto in anticipo salta il muro degli azzurri con il terzo di rete che è arrivato anche scomposto. Adesso è match ball Cuba, ma solo dopo il time out richiesto dall'Italia. Ascoltiamo. Centro la rete, vediamo se vogliamo giocare aperto, lui ci sta, sta fermo, guardarci qua. Se lo attacchiamo con i primi tempi deve essere una palla, non è importante l'anticipo, ci passiamo di fianco, ma cerchiamo di tenere il centrale qua in mezzo. Va bene, anche con la ricezione, se ci dà una palla fatta. Tenere inchiodato il centrale dall'altra parte è una mission non impossible, ma bisogna ovviamente ricevere bene, ricevere la palla, soprattutto perché, Alessandro, abbiamo un palleggiatore che può spolverare altezze incredibili. Eccolo qui, attenzione ora il capitano Leon. Match ball per Cuba. Out. Sbaglia Leon! Grazie Leon! E non di poco, sbaglia e non di poco Vilfredo Leon. Che regalo! Forse ti ha sentito in telecronache che voleva giocare in Italia, questo è un regalo interessante, attenzione ora. Siamo 25 pari con Gabriele Maruotti al servizio. Questa rotazione è abbastanza difficile per noi. Sbaglia la battuta Maruotti,
Secondo match ball per Cuba, 26-25. Secondo quadretto della rete, però non va bene, non va bene. Battuta Maruotti, doveva comunque far passare la palla. Adesso allora, bisogna pensare alla ricezione immediatamente. Mentre Leon catechizza i compagni, battuta di Cameco. Aia. Travizza, palla corta per Lasco, Lasco inventa. Ma viene dato out l'attacco di Lasco. Finisce qui, sembrava potersi essere un tocco a muro. Festeggiano i cubani che sono promossi alle Final Eight di World League con questo 3-0. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo in diretta per i commenti finali qua dal Palacasamo.